nostra proposta, immediatamente hanno detto sì per il valore della festa di Santa Rosa, che hanno cancellato un po' di impegni, José Luna, questi giorni, e ci fanno molto piacere di questa cosa. Vi ringrazio anche per il lavoro che fanno di raccolta fondi a livello internazionale, che è una cosa molto importante. Parliamo di milioni e milioni di dollari che raccolgono per la costruzione di asili e ospedali nel mondo. E ci fa onore che sarai tu testimone anche di questa campagna di raccolta fondi. Vi porto i saluti di Massimo Megalini e anche di Sandro Rossi. Ovviamente sappiamo che ci sono state alcune situazioni questi giorni che non sono lontani, ma sono oggi qui vicino a noi, in particolare Sandro Rossi, che ti dico ti aveva preparato un piccolino scherzo, doveva essere qui oggi in conferenza Ce l'ha fatta stampa, tutto lo però scherzo, ce l'ha ci fatta a mettiamo noi lo così. scherzo, però fortunatamente è andato tanto bene. Però ti dico che il sodalizio dei Martini Santa Rosa è una macchina perfetta. Quindi alle volte quando manca uno c'è sempre un altro, quindi potrebbe arrivare qualche scherzo, dai, qui al 3 settembre a domani. Una cosa che mi ha colpito, ho parlato ieri con un pezzo che abbiamo ieri sera di tempo, a differenza di altri, quando qualcuno viene, bella la macchina Santa Rosa, gli faccio un selfie, la pubblico. In queste settimane che prima della sua venuta qui a Viterbo, lei ha voluto approfondire la conoscenza di Santa Rosa e della nostra città. E non si è limitata a qualche informazione su internet, un po' come fanno tutti. Diciamo che si è andata alla fonte e mi è stupito perché ti sei scambiato messaggi, hai parlato forse con una delle persone più care della comunità di Viterbo, che è Sor Francesca del Santuario, quindi ha fatto uno scambio di riflessioni sulla figura di Santa Rosa. Questo sicuramente è una cosa molto bella. Ti auguro di vivere questa festa, che è unica al mondo, che è un orgoglio per l'Italia, e viverla non solo con gli occhi, ma come facciamo noi con il cuore. Quindi, benvenuto. Grazie intanto per questa meravigliosa introduzione. Sono molto emozionata, per me è un onore essere qui oggi con voi ed essere stata scelta, avere la possibilità di essere per voi la madrina dell'evento di tale calibro. Un evento che è patrimonio mondiale dell'UNESCO, non scordiamolo, è un evento che io ho molto a cuore. Ci tenevo innanzitutto a ringraziare tutto il comune di Viterbo per avermi scelta per essere qui oggi, in particolar modo la sindaca Chiara Frattini, che è una donna giovane, meravigliosa, e penso condurrà e ricoprirà questo ruolo nel migliore dei modi, ne sono assolutamente sicura. La città di Viterbo non la conoscevo, non ero mai stata qui, per me è il mio primo soggiorno, conoscevo già la storia della macchina di Santa Rosa. Ma ho avuto il piacere durante questo mio percorso, questo mio soggiorno, di visitare tutto il centro storico, un centro storico in cui si respira un'aria medievale, un'atmosfera medievale. E prossimamente andrò anche a visitare le famosissime terme di Viterbo. Quindi in questa mia breve permanenza posso sicuramente trarre delle somme per ora molto positive e sono insomma molto contenta di avere l'opportunità e il privilegio di poter essere qui con voi oggi. E sicuramente io mi sono informata in merito alla storia di Santa Rosa, una storia che già di per sé è un miracolo. La sola nascita della Santa Bambina è in sé per sé racchiude in sé un miracolo. E il fatto stesso che lei abbia dedicato tutta la sua intera esistenza ad aiutare il prossimo con azioni caritatevoli, è per me fonte di esempio, un esempio che io porterò nel mio cuore e porterò come bagaglio culturale per il mio prossimo percorso a Miss World. Perché non scordiamo che il titolo che io adesso ho ricevuto e ho avuto l'onore di ricevere non è solamente una qualifica a livello estetico e una dimostrazione di qualità esteriori. Per conseguirlo e portarlo nel migliore dei modi, bisogna anche concentrarsi e lavorare sulle qualità interiori, le virtù morali e soprattutto, come ha fatto la Santa, voglio fare io, voglio ricoprire un ruolo attivo
a livello di aiuti umanitari, progetti sociali, azioni di beneficenza, fare un qualcosa di concreto per aiutare veramente, non a parole, ma a fatti, il prossimo. Quindi andrò via da questa esperienza arricchita, non solo culturalmente, perché alla fine mi sono informata di una storia di una cittadina, come Viterbo, che alla fine ha una storia che risale appunto a una storia medievale, quindi molto molto radicata, con radici storiche profonde, ma anche in merito alla storia di Santa Rosa, che per me ha occupato e occupa una parte importante del mio cuore, mi ha lasciato delle emozioni meravigliose, non vedo l'ora di poterla avere l'onore di vedere tutto dal vivo, quindi non solamente tramite dei canali social, la divulgazione è importante, però secondo me dal vivo le emozioni saranno imparagonabili. E colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla mia partecipazione e alla meravigliosa Suor Francesca, con cui si è instaurato un rapporto molto profondo e mi ha resa ancora più vicina alla storia della Santa, informandomi, ed è per me più di un insegnante, è diventata proprio una persona speciale. È speciale. Sì. Francesca. È speciale, è vero. E volevo ringraziare tutti i Facchini, il capo del sodalizio dei Facchini e Carini, che non è qui con noi oggi, ma ci tengo a mandare un saluto. Sandro Rossi, a cui va tutto il mio affetto. E so che lui ha tenuto in particolar modo la mia presenza qui con voi, che è un ruolo che insomma sto ricoprendo e spero di ricoprire nel migliore dei modi. Volevo ringraziare anche l'atelier Patinelli e Alessandro Evangelista, che domani si occuperanno della mia immagine all'interno della manifestazione, quindi si prenderanno loro cura di me per tutto. Poi ci tenevo a ringraziare anche la famiglia Belli, che anche mi sta ospitando in questi giorni, andrò a vedere anche le loro famose terme, e in particolar modo anche la grande famiglia Marzano di Mismondo, che ha tenuto tanto alla mia presenza qui oggi. Sono stati dei fautori e degli appassionati, insomma, della manifestazione. Quindi ci tenevo a ringraziare tutti di cuore, e sto vivendo delle emozioni, penso, indimenticabili, e che mi accompagneranno, insomma, per tutta la vita. Grazie a tutti.